Ben ritrovati cari amici di Extreme Hardware. Circa un anno fa la redazione aveva pubblicato su questo canale di YouTube, un video relativo al DSM 4.3, ovvero il sistema operativo di Synology che muove appunto i propri NAS. Durante questo anno Synology ha rilasciato una nuova versione del proprio sistema operativo e ci sembrava doveroso mostrarvi quali sono gli aspetti e i menu del nuovo sistema operativo. Lo facciamo attraverso questo NAS, ovvero un Synology DS415 Plus, del quale trovate la recensione completa all'indirizzo qui nella descrizione del video. Parliamo dunque oggi del DSM 5.1. Andiamo a vedere quelle che sono le caratteristiche di questo sistema. A presto. Inseriamo dunque l'indirizzo IP del nostro NAS nella barra degli indirizzi ed effettuiamo, scusate, l'accesso al sistema. La pagina per le credenziali, come potete già vedere, del DSM 5.1 è diversa rispetto a quella del precedente 4.3. Troviamo nella parte centrale, come per quello vecchio, la parte per inserire appunto i dati di accesso. Il nome che vedete qua è stato scelto in fase di configurazione del nome del nostro sistema. Io ho inserito DS415 Plus perché è il modello che sto utilizzando. In alto troviamo l'ora con la data. Inseriamo dunque le credenziali che abbiamo scelto in fase di configurazione e effettuiamo l'accesso al nostro sistema. Questo non è il mio primo accesso, ovviamente, ho già effettuato l'aggiornamento all'ultima versione, eccetera, eccetera. Quando si effettua il primo accesso, veniamo accolti dalla guida DSM, che già nella versione 4.3 era estremamente completa. In questo caso lo è ancora di più. Troviamo qualsiasi aspetto del nostro sistema operativo e del nostro sistema in generale. Se abbiamo qualche dubbio, possiamo consultare questa guida che è estremamente esplicativa. Troviamo veramente qualsiasi cosa. Riesce a spiegarci tramite immagini ed esempi tutti gli aspetti del nostro prodotto. Ma andiamo per gradi, quindi chiudiamo la guida. Facciamo una descrizione veloce di quello che è il desktop del DSM 5.0. Abbiamo la parte centrale dove trovano posto le icone come nel precedente 4.3 e come ormai quasi tutti i sistemi operativi all'interno dei NAS, un po' di tutte le case produttrici. Sulla parte destra dello schermo abbiamo questa docking che ci permette di monitorare l'andamento del sistema sotto molti punti di vista. Possiamo selezionare il widget da visualizzare, lo stato del sistema, controllo risorse, archiviazione, l'utilizzo della CPU, l'utilizzo del disco, della RAM e quant'altro. Vedete, basta scorrere, gli utenti connessi e quant'altro. In questo caso al momento non ho nessun volume, lo andremo a creare, tanto ci vuole veramente poco. Inoltre ci mostra lo stato del sistema e anche i dati relativi alla LAN. In questo caso io sono sotto link aggregation e il sistema ce lo mostra. Andiamo per gradi. Allora, le icone presenti all'inizio sul desktop sono quelle relative al centro pacchetti, dove potremo trovare, e lo andremo poi a vedere, tutte le applicazioni e software installabili all'interno del nostro prodotto, il pannello di controllo, il file station che ci permette di andare a trovare i nostri file all'interno del nostro sistema. Quindi è un po' il classico file explorer, l'explorer risorse di Windows, e poi abbiamo appunto la nostra guida DSM. La parte alta della schermata è caratterizzata da questa barra. Nella parte estrema sinistra troviamo il tasto mostra desktop. Qualsiasi cosa abbiamo
aperto, lui ci chiude e passa tutto a desktop. Abbiamo il tasto per il menu principale, che è una sorta di tasto start, scusate, dove abbiamo tutte le icone relative al sistema, ovvero le icone che troviamo sul desktop più le altre che abbiamo deciso di non inserire sul desktop, come per esempio le varie applicazioni, eccetera, eccetera. Poi nella parte centrale della barra si andranno ad aprire, come vedete, le miniature delle varie finestre aperte. Andiamo a creare una. Non avendo un volume, adesso prima lo facciamo, non avendo un volume ovviamente non mi fa creare una cartella condivisa. Comunque, come avete capito, qua si creano le varie icone relative alle pagine che stiamo visualizzando con miniatura e quindi anteprima anche della pagina. Sulla parte destra invece troviamo tutte le varie icone relative all'utente e alle opzioni veloci del sistema. Troviamo il centro notifiche, troviamo le opzioni appunto relative all'utente, quindi possiamo riavviare, spegnere il prodotto, avere informazioni relative alle termini e condizioni del sistema. Abbiamo opzioni che sono relative all'utente. Quindi possiamo modificare la password, eccetera, eccetera, la quota per l'utente, adesso in questo caso non è visualizzata perché non abbiamo un volume. Poi le informazioni relative al desktop, quindi lo stile del menu, le dimensioni delle icone, i colori e quant'altro. Abbiamo la possibilità di accedere direttamente ai social network, quali Facebook e Google Plus, attraverso il nostro account e attraverso quindi il DSM 5.1. Possiamo aggiungere un account email e poi ci sono varie altre impostazioni, diciamo, veloci. Altra icona è quella del widget, che è appunto quello che abbiamo sullo schermo. Come potete vedere qui, abbiamo l'icona di ricerca veloce all'interno del nostro sistema e questa icona che permette di cambiare la visualizzazione della schermata. Ora andiamo a vedere quelle che sono gli aspetti principali e i pannelli principali del sistema, partendo ovviamente dal pannello di controllo. Come avevamo già visto nel 4.3, vi erano numerosissime icone all'interno del pannello di controllo perché potevamo veramente modificare qualsiasi parametro all'interno del nostro NAS. Nel 5.3 i parametri sono i medesimi, ma è stato rivisto un pelo il pannello di controllo. Vi sono meno icone, è un pelo più semplice a mio avviso nella navigazione, è un po' più user friendly e questo non può essere che un aspetto positivo. Quindi abbiamo la sezione relativa alla condivisione dei file con la creazione di cartelle condivise. Che in questo momento non posso creare perché non ho un volume che a questo punto creiamo subito, così possiamo far vedere come si fa. Si apre la schermata del gestore archiviazione, che si può aprire ovviamente anche dal menu principale, basta andare qui. E vi è subito la panoramica del sistema. Il sistema funziona bene, però non abbiamo ancora volumi e quindi lo andiamo a creare. Andiamo su volume, crea volume. Creazione personalizzata, volume singolo, selezioniamo i dischi che vogliamo utilizzare per il nostro volume. Io ho quattro dischi inseriti, li seleziono tutti quanti. Ovviamente ci dice che verranno eliminati i dati al suo interno. Scegliamo il RAID che preferiamo ed andiamo avanti. Facendo applica, il sistema provvede automaticamente alla creazione dunque del nostro volume. In questo caso RAID 0 ci mette veramente poco, creazione in corso del volume, inizializzazione, ma intanto quasi quasi mentre fa questo vado avanti col mostrarvi il pannello di controllo e tornerò poi dopo alla schermata della cartella condivisa, la facciamo dopo, servizi file, andiamo
Ovviamente questo è un altro aspetto comodo, invece che tornare tutte le volte indietro alla schermata principale del pannello di controllo, abbiamo la possibilità di spostarci tramite la comoda colonna che troviamo sulla sinistra del pannello di controllo. Creazione in corso, dovrebbe aver quasi finito al 100%, eccolo, lo ha creato. Abbiamo il nostro sistema integro con il nostro volume creato. Ovviamente in questa schermata abbiamo poi le varie informazioni relative ai dischi e tutto quello che ne concerne la gestione dei volumi. Quindi torniamo un attimo sul pannello di controllo. Ora dovremmo poter creare una cartella condivisa, infatti possiamo mettere un nome a caso e creare la nostra cartella, dare i privilegi e i permessi agli utenti, ovviamente i permessi per l'accesso. Vi sono vari tipi di operazioni che possiamo effettuare su queste directory e di opzioni relative alle directory. Facciamo ok e ci crea in automatico questa cartella condivisa. Ovviamente possiamo poi modificare, eliminare, eccetera, eccetera, come si fa in qualsiasi gestore di cartelle o comunque i nostri classici Explorer, File Explorer, eccetera, eccetera. Quindi servizi file, abbiamo la possibilità di abilitare il servizio Windows per poter accedere tramite i protocolli di Windows Explorer o il Finder se abbiamo Mac attraverso i protocolli Samba, eccetera, eccetera, accedere al nostro NAS e poter passare i file, uploadare e downloadare i file direttamente dal nostro sistema operativo. Sempre tramite servizi file possiamo abilitare i servizi FTP, scegliere la porta relativa al servizio FTP, classica 21 come al solito, abilitare i servizi FXP, ci sono tutte le varie impostazioni relative a questo servizio. Possiamo addirittura limitare la velocità di trasferimento file attraverso questo protocollo. Poi TFTP, PIXI e anche la possibilità di utilizzare il protocollo WebDAV. Andando sulla parte utente, possiamo gestire tutti quelli che sono gli aspetti relativi agli utenti e crearne di nuovi, ovviamente. Possiamo creare utenti, importare utenti da altre configurazioni. Possiamo addirittura, ovviamente, modificare quelli che sono i parametri, gli aspetti degli utenti, ovvero la gestione cioè la password in sé, l'appartenenza ai gruppi di utenti, i permessi per la lettura e la scrittura su cartelle file, la quota relativa allo spazio utilizzabile per ogni utente all'interno del disco, limitare la velocità di upload, download e di navigazione nel sistema attraverso, come potete vedere, i vari protocolli utilizzati per ogni singolo utente. Abbiamo poi delle impostazioni avanzate relative alla password, eccetera, eccetera. Stessa identica cosa è relativo al gruppo degli utenti. Possiamo creare, modificare e modificare i membri relativi a un determinato gruppo di utenti. Abbiamo un gruppo, per esempio, Administrator, dove c'è solo l'admin, ovviamente, e poi ci sono i vari altri gruppi. Quando creiamo un nuovo utente, ovviamente possiamo scegliere se inserirlo all'interno di quale gruppo inserirlo. Andando avanti, sempre nella macro sezione condivisione file, abbiamo il servizio directory. Servizio directory che ci permette di inserire il sistema all'interno di un dominio e quindi inserire tutti i dati relativi allo stesso utilizzando anche il client LDAP. Andando avanti, troviamo, lo faccio vedere da qui, la macro sezione connettività che è un po' tutto, comprende un po' tutto quello che concerne l'attività di rete, quindi dall'aspetto proprio della rete interna alla rete esterna. Abbiamo Quick Connect che ci permette di abilitare
l'accesso al nostro sistema da posizione remota tramite un Qui Connect ID che bisognerà ovviamente creare, possiamo effettuare l'accesso tramite browser da qualsiasi punto del mondo. Tramite appunto Qui Connect ID che è univoco, viene relinkato al nostro NAS e quindi possiamo uploadare, scaricare i file, utilizzare le varie impostazioni e le varie applicazioni del NAS da qualsiasi posizione. Per poterlo fare possiamo anche utilizzare le impostazioni che troviamo all'interno della sezione accessi esterni. Possiamo utilizzare un servizio di DNS, ovvero nel caso avessimo un indirizzo IP dinamico, cosa che è molto probabile, tramite di DNS possiamo crearci un account presso i siti che ci offrono questo servizio e far relinkare l'indirizzo creato all'indirizzo IP del nostro computer. Quindi ogni volta che questo indirizzo IP del nostro PC cambierà, verrà aggiornato sul link della pagina del servizio creato e avremo la possibilità di effettuare comunque l'accesso da qualsiasi parte del mondo. Abbiamo poi le configurazioni sul router per abilitare quindi l'accesso per facilitare l'accesso dall'esterno. In questo caso ci chiede di abilitare un indirizzo IP statico, io non ho intenzione in questo momento. Comunque, vi sono tutte diciamo, le impostazioni relative agli accessi esterni. Abbiamo poi le ovviamente impostazioni di rete, e sono appunto le impostazioni di rete relative al NAS stesso. Abbiamo il nome del server e le impostazioni del gateway, abbiamo eventuali proxy, tunnel IPv6, eccetera, eccetera. Andando su interfaccia di rete troviamo gli indirizzi IP e le statistiche relative, le impostazioni relative alle due porte di rete del quale questo prodotto in particolare è dotato. Nel caso avessimo una porta di rete sola, troveremmo le informazioni relative a quella porta. In questo caso abbiamo Bond 1 perché ho creato un sistema in modalità link aggregation e quindi questo permette di raddoppiare la banda virtualmente di trasferimento in caso di accesso da multi-account. Possiamo controllare il traffico del sistema e poi ci sono varie altre impostazioni come porta predefinita per l'accesso HTTP, HTTPS, abilitare le connessioni HTTPS, eccetera, eccetera. Andando avanti, in questo caso abbiamo la possibilità appunto di effettuare anche una connessione wireless alla rete se abbiamo un adattatore Wi-Fi USB, cosa che in questo momento non abbiamo e quindi non facciamo. Poi, andando avanti, vi sono gli aspetti relativi alla sicurezza di rete del nostro sistema, ovvero tutte quelle informazioni relative a tutti quei settaggi relativi appunto al timeout, quindi alla disconnessione del sistema. Se non si utilizza il sistema per tot minuti, il sistema va direttamente in sospensione, si esce automaticamente dalla navigazione browser e quindi bisogna rifare l'accesso. Ci sono le impostazioni relative al firewall e quant'altro. In questo caso, per esempio, sull'interfaccia di rete Bond 1, che è quella appunto del link aggregation, possiamo abilitare la protezione ai DOS e quindi agli attacchi denial of service esterni. Abbiamo dei blocchi automatici relativi ai tentativi di accesso falliti. Quindi, in questo caso, se un utente cerca di fare un accesso per 10 volte in 5 minuti e fallisce l'accesso tutte le volte, questo viene l'indirizzo IP di colui che sta tentando di fare l'accesso viene bloccato e non si può più provare ad accedere al sistema, si può abilitare una scadenza del blocco dopo tot giorni e quindi poter dare l'opportunità a quest'utente di riprovare
ad effettuare l'accesso. Detto questo, andiamo avanti e passiamo alle impostazioni di sistema. Abbiamo il centro informazioni, che non è altro che appunto un centro informazioni dove possiamo vedere tutte le informazioni relative al sistema, quindi numero di serie, modello della CPU, velocità di trasferimento, ovvero di la frequenza della nostra CPU, numero di core, il quantitativo di RAM, il modello e la versione del DSM, ora è il 5.1 5022, uploadato veramente e caricato pochissimi minuti fa. Tempo di attività 1 ora, che è praticamente quando ho effettuato appunto l'aggiornamento. Abbiamo le informazioni relative appunto alla rete, workgroup, indirizzo IP del gateway, il nome del server e quant'altro, le informazioni relative all'archiviazione, lo spazio occupato all'interno del nostro drive, del nostro volume, scusate, sui vari drive, sui vari dischi, anche addirittura la temperatura di funzionamento dei nostri dischi e lo status del disco stesso, quindi se funziona bene, se non funziona bene e quant'altro. Abbiamo l'elenco dei servizi attivi e la possibilità di attivarli velocemente tramite una spunta all'interno di questo elenco e poi possiamo anche condividere le informazioni di utilizzo per migliorare l'esperienza, eccetera, eccetera, e aiutare lo sviluppo e quant'altro. Stile di accesso non è altro che la possibilità di cambiare lo sfondo dello splash screen di quando andiamo a effettuare l'accesso e quindi l'inserimento delle credenziali all'avvio del nostro sistema. Possiamo modificare lo sfondo del nostro sistema, possiamo scegliere tra i vari wallpaper, carichiamo le immagini, eccetera, eccetera. Se abbiamo un logo, possiamo inserire un eventuale logo e quant'altro. Poi vi sono le opzioni regionali, ovvero l'ora, la data, il fuso orario, l'aggiornamento automatico dell'ora tramite il server, la lingua di utilizzo, la lingua per le notifiche, tutto quanto quello classico che troviamo in tutti i sistemi. Possiamo abilitare il servizio Telnet e il servizio SSH nel caso volessimo gestire il sistema tramite terminale, così come la possibilità di abilitare l'SNMP per monitorare il server, eccetera, eccetera. Abbiamo le informazioni relative, i settaggi, scusate, relative alle notifiche, quindi possiamo ricevere le nostre notifiche tramite email, SMS e quant'altro. Quindi inserendo l'indirizzo email riceveremo le nostre notifiche, così come riceveremo un SMS se abilitiamo servizio tramite SMS, e sul pannello avanzate possiamo scegliere quando, cioè per quale motivo ricevere le notifiche. E come potete vedere, possiamo ricevere una notifica per qualsiasi tipo di evento, e sono veramente tantissimi nel caso si riavviasse automaticamente il server, il NAS, se si dovesse spegnere, qualche malfunzionamento, qualche backup non riuscito, backup annullati, veramente, veramente l'ira di Dio, c'è qualsiasi tipo di evento, guardate quanti sono, sto scrollando e possiamo ricevere una notifica per ogni evento di questo sistema. Qui in questo caso sono spuntate tutte sulle email, se voi abilitate l'email vi arrivano un pacco di notifiche, cioè se succede tutta sta roba qui siete veramente piazzati male e si spera di non ricevere mai notifiche di questo tipo. Comunque è un servizio eccellente. Utilità di pianificazione. Possiamo decidere quando far eseguire qualcosa al nostro NAS, quindi script definito dall'utente, scegliere l'utente, inserire lo script, quindi andare a scrivere noi quale tipo di, appunto, di script lanciare in automatico, quando lanciarlo, e in questo caso abbiamo l'aggiornamento automatico di sistema e c'è scritto quando per la prossima volta verrà eseguito. Quindi,
c'è le impostazioni relative all'hardware e all'alimentazione, compressione della memoria per velocizzare il sistema, abilitare il wake on LAN sulla LAN 1, il wake on LAN sulla LAN 2, controllo acustico, quindi il beep in avvio, se c'è un problema sulla ventola, la cache dell'SSD in crash, ci sono varie modalità, possiamo addirittura scegliere la velocità della ventola, quindi la modalità silenziosa oppure modalità di raffreddamento più elevata, quindi ventola più rumorosa perché è più veloce, programmare un'accensione del sistema, scegliamo come e quando abilitare o spegnere il sistema, giorno, ora, data, tutto quanto. Abbiamo le impostazioni relative alla sospensione dei dischi, se non utilizziamo il disco per 20 minuti si sospende. Abbiamo poi le varie informazioni relative a un eventuale UPS installato all'interno del sistema, quindi attiva supporto UPS, eccetera, eccetera. Abbiamo poi la schermata relativa alle periferiche esterne, che in questo caso non abbiamo attaccato, quindi ci può fare l'espulsione, ci fa vedere le informazioni e possiamo scegliere le autorizzazioni per la scrittura, la lettura dei file all'interno delle periferiche esterne, così come per le stampanti, possiamo abilitare le stampanti di rete e quant'altro. Ultimo del pannello sistema abbiamo aggiornamento e ripristino, abbiamo appunto la possibilità di cercare automaticamente un aggiornamento più recente per il nostro DSM, per il nostro NAS, oppure caricarlo manualmente. Possiamo effettuare il backup, possiamo configurare il backup e quindi abbiamo questo pannello, oppure ripristinare i valori di fabbrica, un'operazione che impiega di solito una decina di minuti. Andando avanti, abbiamo ultima macro sezione all'interno del nostro pannello di controllo, che è la sezione applicazioni. Abbiamo servizi web, abbiamo la possibilità di abilitare la web station. Abilitando la web station possiamo ostare direttamente sul nostro NAS un sito internet. Abilitando questa web station si va a creare all'interno del nostro volume una cartella che si chiama web, dove verranno poi ospitate tutte le pagine relative al nostro sito. E poi ci sono le varie impostazioni per il PHP e quindi sempre relativo alla gestione web e a quelle che appunto sono i servizi web. Le modifiche sono, se vuoi uscire, sì. Privilegi. Possiamo modificare i privilegi delle varie applicazioni, ovvero l'amministratore piuttosto che l'utente guest possono utilizzare o meno varie applicazioni, vari tipi di protocolli. In questo caso, esempio, il protocollo FTP. Andiamo su modifica, possiamo scegliere negare o meno. In questo caso, vabbè, non ho altri utenti, quindi in questo caso non me lo fa fare l'utilizzo di vari appunto di vari protocolli piuttosto che programmi ad alcuni gruppi, ad alcuni utenti. Posso consentire all'amministrator e rifiutarlo agli utenti user normali, eccetera, eccetera. Poi abbiamo portale applicazioni, che ci permette di impostare le porte del NAS di sistema per l'accesso ad eventuali altre applicazioni, nel senso installiamo appunto la File Station piuttosto che il Photo Station, eccetera, eccetera. In questo caso abbiamo la possibilità di modificare la porta di accesso a quel servizio. Poi, ultimo, abbiamo le impostazioni, scusate, relative alla libreria musicale. Abbiamo la possibilità di musicale, scusate, multimediale. Abbiamo la possibilità di indicizzare i file multimediali all'interno del nostro DSM,
del nostro sistema, possiamo scegliere le impostazioni relative addirittura alla qualità dell'immagine, delle miniature all'interno della Photo Station piuttosto che con server media, eccetera, eccetera. Ci sono anche le possibilità di convertire i video musicali, i video in generale, non solo quelli musicali, per i dispositivi mobili, eccetera, eccetera. Quindi, come potete vedere, all'interno del pannello di controllo vi è una valanga e una marea di impostazioni. È semplicissimo da utilizzare. Se non vi torna qualcosa, andate a consultare la guida DSM dove trovate qualsiasi cosa relativa a tutte le funzioni del pannello di controllo. Andando avanti, tra le altre varie applicazioni all'interno appunto della nostra menu principale abbiamo appunto il File Station, abbiamo già visto, abbiamo la possibilità di creare, scaricare, uploadare file all'interno del nostro NAS, creare cartelle, esempio appunto creare una nuova cartella condivisa, eccetera, eccetera. Caricamento, possiamo scegliere quale file caricare sul nostro NAS, uploadare sul NAS, eccetera, eccetera. Andando avanti, cos'altro posso farvi vedere? Backup e replica è un'applicazione che ci permette di impostare l'attività di backup, quindi attività di backup dati, scegliere come effettuare il backup, quindi un backup in locale, un backup di rete, attraverso un cloud, sul cloud, scusate, quindi se abbiamo uno spazio web, uploadare il nostro backup lì, ripristinare da un backup, destinazione di backup, tutti i vari servizi relativi appunto ai nostri file backupati e quant'altro. E Z-Internet che ci permette di configurare più semplicemente l'accesso al nostro sistema dall'esterno. Andando avanti possiamo scegliere quale tipo di connessione ha il nostro sistema, in questo caso è attraverso router. Andiamo avanti, specifichiamo l'indirizzo IP, andiamo avanti, lui attraverso Z-Internet ci crea la possibilità di connetterci dall'esterno. Vedete, lo fa in automatico, sta configurando l'interfaccia e sta configurando il sistema e proviamo a vedere se riusciamo a farlo velocemente. Informazioni del router. Comunque, vabbè, adesso magari ci mette un pelo, appunto ci permette di effettuare l'accesso dall'esterno. Guida DSM l'abbiamo già visto, andiamo al centro pacchetti, che questa è una delle cose più importanti del nostro DSM o di tutti comunque i NAS in generale, il centro pacchetti, ovvero la schermata che ci permette di installare tutte le applicazioni disponibili all'interno del nostro NAS. Andiamo a vedere quelle consigliate, quali sono? Quelle consigliate sono il Download Station, Audio Station, Photo Station, Video Station, ci permettono di gestire quindi gallerie fotografiche, video, indicizzare i video piuttosto che i file audio e utilizzare il nostro NAS come centro multimediale. Però non ci sono solo questi qua, abbiamo una valanga di possibilità. Guardate, adesso io l'ho messo in full screen. Partiamo dall'antivirus, passiamo per i servizi cloud, tutti quelli che sono i vari applicazioni relativi al web, alla possibilità di hostare siti internet, video station, VPN server, la possibilità con Surveillance Station di installare delle camere IP e quindi gestire delle videocamere, WordPress per crearci il nostro blog, le nostre pagine web e quant'altro. Possiamo anche visualizzare tutte queste applicazioni tramite i filtri, quindi quali sono le applicazioni utili per effettuare un backup e ci fa vedere quali sono, così come quali sono le applicazioni multimediali, Video Station, Server Media e quant'altro, applicazioni relative agli affari, abbiamo WordPress, PHPBB, che sono tutte le varie Magento, possiamo PrestaShop, possiamo creare i nostri
eShop direttamente sopra all'interno del nostro NAS e hostare il nostro eShop direttamente da casa nostra. Poi ci sono le varie applicazioni della sicurezza, come appunto gli antivirus, Surveillance Station e delle varie utilità di sistema e quant'altro. Come potete vedere, ci sono veramente moltissime applicazioni sono utili, tra l'altro, quindi abbiamo la possibilità di effettuare un numero altissimo di operazioni con il nostro NAS. Ovviamente, solitamente gli utenti domestici sono più orientati a una gestione anche multimediale. Molti di questi NAS prevedono anche delle porte delle uscite HDMI, quindi la possibilità di collegarli alla televisione, e quindi magari il video station e photo station possono anche risultare utili, eccetera, eccetera. Chiudiamo quindi il centro pacchetti. Questo le Z Internet è andato avanti. In questo caso vi sta facendo vedere il modello del router. Possiamo abilitare i protocolli per l'accesso, eccetera, eccetera. Controllo risorse. È appunto un controllo risorse, fa un po', è una versione diciamo approfondita del widget che abbiamo sul lato destro del nostro sistema. Possiamo vedere l'utilizzo in percentuale della CPU, vabbè, in questo caso è bassissimo, non sto facendo niente, così come per la memoria, per il disco e anche l'utilizzo e la velocità di upload e di download della rete. Possiamo inoltre visualizzare tutti i processi di sistema, i processi avviati, quindi ci sono quelli in esecuzione, quelli sospesi, guardate quanti sono, e ci mostra ovviamente anche l'utilizzo della CPU da parte di ogni sistema, un po' come il classico task manager di Windows, siamo abituati, quindi è una cosa molto, molto semplice. Abbiamo la possibilità di vedere quali sono gli utenti connessi al sistema contemporanea, e poi vi sono anche altre impostazioni. Possiamo fare una panoramica generale o un dettaglio, per esempio, sulla CPU, quindi la media di carico, l'utilizzo, stessa cosa sulla memoria. Vedete, è spiegato benissimo. Tra l'altro, è impossibile non capire questi dati, nel senso, c'è la memoria, abbiamo 1,7 GB su 2 GB di memoria libera, abbiamo un tot di memoria utilizzata come buffer, per il buffer, un tot utilizzata così, cioè è veramente, veramente lampante. Questo è l'utilizzo del disco, non l'abbiamo utilizzato perché avete visto, abbiamo creato adesso appunto il volume, e queste sono invece le statistiche relative alla rete. Abbiamo il nostro bel grafico con appunto i dati relativi all'invio e alla ricezione dei pacchetti sulla rete. Quando andiamo a scorrere in vari punti del grafico, abbiamo anche il dettaglio in quel punto di quanti byte abbiamo inviato e quanti ne abbiamo ricevuti. Cioè, è veramente, veramente fatto bene, e non c'è nulla da dire sotto questo punto di vista. Andando avanti, abbiamo il gestore archiviazione che abbiamo già visto, abbiamo la possibilità di creare, modificare, avere una panoramica dei dischi e quant'altro. Sono veramente un mucchio di possibilità e di informazioni che possiamo appunto, al quale possiamo accedere. Analizzatore archiviazione è un altro modo per visualizzare e per analizzare i dati relativi all'utilizzo del disco. E per adesso io direi che, cioè, sono queste le cose. Centro supporto ci permette di contattare il servizio assistenza. Ci sta mettendo un po' a caricarlo, però. Così come per la guida DSM, eccoci, esempio, qua ci permette di inseriamo la nostra email, mettiamo lo stato di
di appartenenza, l'utilizzo che ne facciamo, se vogliamo segnalare dei problemi di sicurezza piuttosto che assistenza tecnica, un'assistenza di che tipo, abbiamo problemi, non so, gestione del surveillance station, possiamo contattare quindi il servizio assistenza direttamente dal nostro NAS e verremo contattati dall'azienda. È veramente eccezionale sotto questo punto di vista. Il supporto che offre Synology è veramente avanzatissimo. Abbiamo la possibilità tramite quel pannello, tramite la guida DSM, di risolvere veramente moltissimi problemi. Poi ovviamente se non si riesce a fare da qui si può contattare l'acquirente piuttosto che non l'acquirente, scusate, il venditore che vi ha venduto il sistema, piuttosto che mandare un'email direttamente a Synology e vedere un po' di risolvere i vari problemi. Poi ci sono i vari forum, vi consiglio di iscrivervi al nostro xmhardware.com/forum. Detto questo, io direi che abbiamo visto tutto, più o meno tutto, ovviamente velocemente, per quanto riguarda il nostro DSM 5.1, che dire, è più avanzato rispetto al 4.3, è più user friendly, ci sono più impostazioni, più o meno sono quelle per carità, però Synology ha fatto un buon passo avanti. E aspettiamo di vedere quali saranno poi gli sviluppi di questo sistema operativo, già ottimo, e quindi ci vedremo poi probabilmente per un altro video relativo alle nuove proposte di questa azienda. Detto questo, da Angelo della redazione di XMardware è tutto, alla prossima, ciao!